Bene, ci ritroviamo con il maestro Gianluca De Lena, ma anche con Basso Cannassa, con Matteo, Giuseppe Mastro Matteo, che è l'altro maestro. Dopo 10 giorni della performance di Caramanico, perché c'è stata un'interruzione proprio per mettersi un po' in sesto dalle fatiche, e oggi in occasione della consegna degli attestati per la vittoria ottenuta a Caramanico, dove si sono esibiti in 4 giorni 700 artisti tra gruppi, cantanti, solisti, suonatori e quant'altro. Ecco, il coro Punto di Valore, ragazze e donne, si è classificato nelle loro categorie prime in assoluto entrambi. Quindi un successo a livello internazionale, ed era giusto dedicare un servizio come si deve a chi è stato autore di questa performance brillante. Maestro De Lena, allora, le ragazze e il coro donne, poi ci sarà il tempo anche per l'orchestra, ma intanto c'è stata davvero una cosa molto molto bella e forse in qualche modo anche inaspettata? Sì, sicuramente inaspettata, perché riprendevamo dopo tanto tempo questa avventura dei concorsi. Noi avevamo partecipato prima del Covid, quando c'era ancora il nostro carissimo maestro Alessandro, a diversi concorsi nazionali, sempre con risultati, devo dire, prestigiosi. Primo premio assoluto a Pesaro, primo premio alla Sapienza di Roma, all'Accademia Musicale Pescarese, al concorso qui di San Paolo Civitate. Però poi con il Covid chiaramente questa attività si è interrotta. Abbiamo deciso di riprenderla quest'anno proprio perché abbiamo visto la crescita di questi nostri cori, del coro delle ragazze, splendidamente guidato, come ricordavi tu, da Giuseppe Mastro Matteo, che è una giovane leva, ecco, un giovane maestro che noi abbiamo cresciuto prima in orchestra e adesso ci affianca sia come direttore che come arrangiatore. Veramente sta facendo un lavoro grandissimo con le ragazze. E poi con il coro donne, perché siamo travolti dal loro entusiasmo, dalla loro voglia di fare. Diciamo che è il coro che ha più motivazione in assoluto, perché effettivamente, come diceva il caro Alessandro, vedrete che queste donne ci travolgeranno. Siamo partiti in sordina, ne erano poco più di 12, poi sono diventate 15, adesso siamo quasi 40 coriste, dobbiamo frenarle, dobbiamo dirle di non diffondere più la voce, perché altrimenti fra tutte le loro conoscenze, amicizie, qui non c'entreremo più qui al Carmelo, dove da tanti anni ormai proviamo. E quindi è stata veramente una bellissima esperienza a Caramanico, soprattutto perché la giuria era una giuria di qualità. Tant'è vero che ho ricevuto a più riprese i complimenti del direttore artistico Maurizio Di Fulvio, che ci ha consegnato gli attestati. E oggi, ecco, era bello, alla ripresa delle nostre prove in vista del concerto di Termoli, regalare questo momento anche di festa un po' a tutte le nostre coriste per il bellissimo risultato conseguito. Maestro, è la prima volta che mi capitava di vedere una giuria così competente, che durante l'esibizione delle ragazze, sia delle donne, cantavano, ballavano e filmavano tutto. Quindi già là era un segnale quello. Sì, è stato bello, anche io sono rimasto colpito da questa cosa, che dopo il primo brano, in cui chiaramente noi, arrivando da Termoli un po' semi sconosciuti, diciamo, a loro, eravamo stati accolti un po' così con le molle, diciamo. Però dopo il primo brano ho cominciato a vedere che questo presidente in giuria ha cominciato a farci dei video, poi anche l'altro che stava in giuria, che stava seduto, e quindi questo era un buon segnale, vuol dire che qualcosa di buono, di sostanzioso ci stava. È stata veramente una cosa curiosa, perché è difficile vedere giurati che durante l'esibizione, insomma, dei concorrenti facciano dei video, delle riprese, proprio per mettere su un'istantanea quel momento. Siete stati capaci di far sciogliere una giuria competente e impacchettata come di solito sono le giurie. Sì, infatti lui stesso adesso a più riprese ci ha ricordato che se abbiamo voglia, insomma, di avere future collaborazioni con loro, con la loro organizzazione, in vista anche di prossime stagioni che loro organizzeranno anche a livello di concerti, ci terranno presente, e quindi ci scambieremo sicuramente altre attività in futuro. Ma come si dice in gergo e nell'ambito, questo è ormai già il passato, guardiamo all'immediato futuro. State preparando già, dopo la premiazione, state già pensando che il 12 luglio è arrivato e ci sarà il concerto estivo a Termoli. Sì, questo è il nostro appuntamento più importante, il concerto annuale che svolgiamo nel cartellone dell'estate termolese. Quest'anno, come ricordavi benissimo, ci sarà il 12 luglio in Piazza Cattedrale alle 21:30, e siamo lì, siamo tornati, abbiamo deciso di tornare in Piazza Cattedrale anche per ricordare i bei successi del passato. Lì abbiamo sempre svolto dei concerti veramente belli, poi la cornice
è favolosa, lo sappiamo tutti, della nostra piazza cattedrale. Quindi invitiamo tutti coloro che ci ascoltano al nostro concerto, e saranno 120 persone su un unico palco tra orchestra, coro dei bambini, coro delle ragazze e coro donne, quindi ci sarà da divertirsi. Ricordiamo che il palcoscenico è un palcoscenico naturale, quindi ancora meglio. Sì, assolutamente naturale, non ci sarà un palco vero e proprio, ma sfrutteremo la scalinata della cattedrale e lo sfondo meraviglioso che dà tutto il nostro borgo antico. Bene, maestro, il vostro punto di valore assume sempre più valore, e quando questo accade vuol dire che siamo sulla strada giusta, perché davvero state facendo un lavoro egregio voi tre, possiamo dire anche voi quattro. Noi quattro sicuramente, se siamo qui ancora dopo 11 anni vuol dire che non solo ci stiamo mettendo tutta la nostra passione, ma abbiamo soprattutto il supporto, ecco, di tanti ragazzi, di tante ragazze, di tante donne che credono in questo progetto e ci spingono e ci aiutano a fare sempre meglio. Bocca al lupo e buon lavoro. Grazie.